Purtroppo possiamo fare solo supposizioni, perché qui proprio è come se ci servisse, non so, uno psicologo, uno che studia la psiche umana. Cioè, siamo arrivati ormai a questo punto. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare della conferenza stampa non prepartita di Napoli-Roma, perché Lombardo ci ha tenuto a dire che non era una conferenza prepartita, quindi andiamo un po' a parlare delle parole di Calzona. Prima di cominciare, però, ragazzi, come sempre, iscrizione, mi raccomando, iscrivetevi perché è totalmente gratis. Aiutate a far crescere questo progetto grazie a un'iscrizione totalmente gratuita e poi attivate la campanella perché rimarrete sempre aggiornati. Allora, io mi sono fatto i miei bei appuntini, queste sono le prime due pagine, poi ne abbiamo altre due, quindi andiamo subito a parlare della ciccia. Prende la parola Lombardo, che ci tiene appunto a dire che questa non è una conferenza prepartita, non le facciamo più, limitiamo a sotto le 100 le conferenze nel corso dell'anno. Che calcolo fa Lombardo per arrivare a 100 conferenze? Perché se contiamo solo le partite di campionato, che sono 38, no, pre e post, sono due per giornata, sono 76, già ne hai saltate 3 o 4 oppure 5, quindi una decina le hai saltate. Poi se mettiamo le 6 partite di Champions League pre e post sono 12, arriviamo praticamente a 88. Le altre 12 dove, cioè, come arriviamo a 100 conferenze all'anno, specialmente se poi ti salti alcune durante il campionato? Non lo so. Comunque, le conferenze pre-partita sono le uniche in cui non abbiamo obblighi. E quindi di conseguenza mi viene da pensare che neanche gli sponsor hanno obblighi. Da quando esiste il mondo, le conferenze stampa vengono fatte per dare anche per dare visibilità agli sponsor che ti pagano appunto per avere quella visibilità. Quindi se non hai obblighi per fare la conferenza stampa, vuol dire che neanche gli sponsor hanno obblighi per pagarti se non ne fai poi le conferenze stampa. Questo sarebbe poi un altro tema interessante da chiarire. Momento Lombardo chiuso, passiamo a le domande a Calzona. Il momento è pesante. Ha avuto la percezione che ci sarà questa fantomatica reazione che tutti quanti stanno chiedendo. E dice Calzona: finora abbiamo creato tanto, subendo anche. Il risultato di Empoli, però, ci ha detto che abbiamo avuto anche problemi offensivi. I ragazzi erano molto abbattuti, ma abbiamo il dovere di lavorare e finire nel migliore dei modi il campionato. E questo è vero. Lo dobbiamo alla città. Dobbiamo prenderci le responsabilità. Per primo devo prendermela io, poi loro vanno in campo e spero che venga fuori l'orgoglio. Il tema principale della conferenza stampa in generale sarà quello del responsabilizzare tutti, specialmente i calciatori. Ecco, diciamo che questa conferenza stampa, secondo me, è stata fatta principalmente per far capire ai calciatori che non sono esenti da colpe, ma anche loro hanno delle responsabilità oggettive. L'orgoglio ormai lo aspettiamo da un bel po' di partite. Ormai mancano 5 partite. La Champions League è finita, cari giornalisti, perché anche oggi hanno fatto quella maledetta domanda: c'è ancora speranza per la Champions League? No, 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 non c'è, non c'è. È almeno un mese che non c'è più. Basta fare questa domanda inutile. Ma come fa una squadra che fa un punto con Empoli Frosinone a poi arrivare quinta se davanti a lei c'è una Roma e un'Atalanta che vanno al triplo della velocità del Napoli? Ma perché dovete fare queste domande inutili? Perché? Che Napoli vuole vedere domenica, diciamo, per ritenersi soddisfatto? E qui diciamo che Calzona dice: voglio vedere la prestazione, quindi vuole vedere giocatori che rincorrono gli avversari con la rabbia e vuole vedere una squadra che fa bene in possesso e in fase di non possesso. Diciamo, una risposta abbastanza scontata. Ha parlato di apatia mentale, qui riferimento alla conferenza post Empoli. Questi 2 giorni di ritiro possono aiutare sotto questo aspetto? Per chi non lo sapesse, il Napoli oggi e domani sarà in ritiro pre appunto partita contro la Roma. Calzona praticamente ha detto: no, questi giorni sono dovuti perché abbiamo bisogno di stare insieme il più possibile. E questa cosa magari sotto un certo aspetto ci può far capire forse che all'interno del, diciamo, del gruppo forse ci sono delle spaccature, perché se tu dici che dobbiamo stare assieme il più possibile, può essere anche che
qualche giocatore, non lo so, non si piglia più con qualcuno, si sono creati appunto delle spaccature, delle fazioni, tra virgolette, all'interno dello stesso gruppo, potrebbe essere, o come potrebbe tranquillamente essere un modo appunto per fare gruppo, fare coesione e cercare di uscirne bene il prima possibile. È una scelta concordata con la società e lo stesso Cazzona ha valorato questa scelta. Il ritiro è solo per stare insieme. È produttivo e non punitivo. E in merito a questa cosa, ragazzi, voglio aprire una piccola parentesi sul Corriere dello Sport. Penso che abbiate letto questa cosa riguardo al ritiro, ovvero pare, usiamo il pare perché comunque il fatto che sia uscito sul Corriere dello Sport non vuol dire che sia certezza matematica, perché sappiamo che i giornali spesso dicono falsità. Pare che un gruppo di giocatori non specificato pare che sia andato da Calzona. Senza autorizzazione, senza proprio di loro spontanea volontà, sono andati a chiedere di annullare il ritiro. E pare che Di Lorenzo, insieme ad altri giocatori, abbiano fatto, diciamo, fronte comune con Calzona e dirigenza per appunto sostenere questo ritiro. Questa cosa si aggancia a quello che vi ho detto prima. Può essere che nello spogliatoio si siano create le spaccature. E sotto questo aspetto mi piacerebbe che domenica Calzona, diciamo, cioè, se fosse tutto vero, premessa, se fosse tutto vero, mi piacerebbe che Calzona rispondesse a questa cosa con la formazione domenica. Perché se per esempio domenica mi mette qualche giocatore che non c'è diciamo, titolare al primo minuto e che solitamente gioca, può essere che quella possa essere una mezza risposta a questa notizia che ha dato il Corriere dello Sport, quindi vediamo, non lo so onestamente, però non mi sorprenderebbe se fosse successo davvero. Poi, perché la difesa ha problema sulle palle alte? Perché prendiamo così tanti gol sulle palle alte? Io per curiosità sono andato a vedermi singolarmente i gol presi su palle alte, ragazzi, sono ben 12 e sono parecchi. Calzona dice: è un problema di difesa della porta. Abbiamo preso anche gol rasoterra con palle mosse dietro. E qui cita l'esempio del gol di Darmian in Inter-Napoli. Abbiamo preso gol per uno contro uno. E si riferisce al gol di Djuric contro il Monza. Ha citato poi il gol di Cherry, dove eravamo in due ma posizionati male. Quindi praticamente Calzona che dice è un discorso di posizionamento. Ma tipo a Milano non c'erano i centrocampisti a copertura, quindi è un problema appunto di fase difensiva. A volte c'hai i centrocampisti che non fanno filtro. A volte c'hai magari il difensore che non salta proprio. Per esempio, Rachmani, quante volte non ha saltato e abbiamo preso gol? Ci sono volte dove appunto c'hai i difensori mal posizionati. Io poi aggiungo delle volte dove lasci il crossatore libero di fare il cross preciso come gli piace, senza pressarlo minimo e senza metterlo in difficoltà. Mi viene in mente, per esempio, il gol di Cagliari, dove c'è la rimessa dal fondo del portiere, ma sul portiere non va nessuno a pressare. Quindi è un problema di fase difensiva in generale. Cosa chiede i tifosi? Io non chiedo niente. Dobbiamo spingere noi a sostenerci, e questo è vero. Mi dispiace tanto vedere stadio e settore ospiti pieno e fare prestazioni sottotono. E su questo, beh, siamo tutti d'accordo. In caso di qualificazione in Europa League o in Conference, riterrebbe soddisfatto il suo lavoro? E qui una cosa, diciamo, Calzona dice una cosa che abbiamo sentito tante volte durante questa stagione e che è vera. È sbagliato fare il paragone col Napoli dell'anno scorso. Cita dei dati. I dati che lui ha a disposizione ci dicono che abbiamo migliorato tante cose. Giochiamo più palloni in area, abbiamo più possesso palla, anche se sterile, lo ha precisato. Comunque, in generale, quei dati che lui ha a disposizione praticamente ci ha detto che il Napoli è migliorato sotto tanti aspetti, però la cosa principale, il problema principale sono i gol presi. Ma a fine anno, dice Calzona, giudico il mio lavoro da quando sono arrivato e in base a quanto faceva quest'anno. Quindi il lavoro di Calzona, giustamente, va messo a confronto con il lavoro di Mazzarri e anche di Garcia. Io ora, ragazzi, mi sono fatto una piccola tabellina dove sono andato un po' a confrontare i numeri di Mazzarri e di Calzona. Non mi sono andato a prendere anche quelli di Garcia, ragazzi, perché ho dovuto fare una cosa molto sbrigativa. Però, giusto per capire, no? Parliamo solo di campionato. Mazzarri ha fatto in campionato 12 partite, 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Ha fatto in queste 12 partite 9 gol e ne ha presi 15. A livello di punti, su 36 disponibili ne ha portati a casa 15, una media di circa 0,4 punti a partita. Calzona ha fatto 9 partite, 3 in meno rispetto a Mazzarri,
e ha fatto 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. E già qui c'è un miglioramento. Infatti, andando a vedere la media punti, Calzona su 27 punti ne ha fatti 13, quindi quasi 0,5 punti a partita. Quindi Calzona con 3 partite in meno ha praticamente la media punti di Mazzarri. Mazzarri aveva fatto 9 gol. Calzona ha fatto il doppio, 18, sempre però considerando che c'è quella partita col Sassuolo dove ne abbiamo fatti 6, che è un pochino falsa il dato, però in generale la fase offensiva è migliorata. È sui gol subiti che il Napoli di Calzona è peggiorato, ragazzi, perché Mazzarri ha preso 15 gol in 12 partite, Calzona in 9 ne ha presi 13, quindi 2 gol in meno rispetto a Mazzarri, ma con 3 partite ancora da giocare, quindi potenzialmente a pari partite potremmo prendere più gol con Calzona che con Mazzarri. E quindi qui rientriamo nella questione di prima, la fase difensiva. Quindi Calzona dal punto di vista dei punti e dei gol fatti è migliorato, mentre sui gol presi abbiamo avuto la conferma e diciamo il Napoli è peggiorato. Poi gli chiedono se i problemi sono anche di tipo strutturale, quindi si parla sempre della dirigenza, delle scelte sbagliate della società. E dice Calzona che comunque anche da parte della società ci sono stati degli errori. Poi ha parlato anche del mercato estivo, dice anche in fase di costruzione non è andata bene, perché chi è arrivato qui per sostituire giocatori importanti come Kim, Lozano e Elmas a gennaio non ha inciso tantissimo. Si parla di Nathan, si parla di Lindstrom e di Traoré, però dice anche che non è neanche tutta colpa loro, ed è anche vero, perché ad esempio Lindstrom abbiamo scoperto che non era il sostituto di Lozano, perché è un giocatore totalmente diverso. Traoré non è il sostituto di Elmas, Nathan non è il sostituto di Kim, e l'abbiamo capito più volte. Quindi anche in fase di costruzione ci sono stati, sono stati fatti degli errori, e questi errori chi li ha fatti? Sempre De Laurentiis insieme alla squadra mercato. Ecco perché quando si parla di calcio mercato c'è da parlare anche di chi, diciamo, del reparto scouting, del reparto squadra mercato in generale. Lei e la società vi siete presi responsabilità, devono prendersela anche i giocatori? Tutti devono prendersi responsabilità, i giocatori non possono non ritenersi responsabili, in campo ci vanno loro alla fine. Diciamo che qui Calzona un po' scarica il barile sui calciatori. Le scelte io le faccio in base a ciò che vedo in settimana. Questa frase la si può leggere in tanti modi, perché magari no, la formazione titolare la metti in base a quello che vedi in settimana, ok? Quindi quelli che metti titolare vuol dire che in settimana si allenano bene, però poi quando si scende in campo per la partita fanno cose che non dovrebbero fare. Questa frase può anche dire che quindi chi si allena, diciamo, le riserve si allenano male, quindi vari Kajust, vari Lindstrom, Ngong si allenano male rispetto a quelli che poi scendono in campo. Poi ovviamente l'allenatore sceglie anche in base alle caratteristiche degli avversari, ci sono varie variabili. Sento che ci sono giocatori sacrificati, ma a parte 3 giocatori, cioè Mazzocchi, Dendoncher e Nathan, il resto ha avuto più spazio, quindi devono sentirsi responsabili e lo spazio per mettersi in mostra lo hanno avuto. E qui mi sono fatto un altro schemetto. Kajust ha fatto 4 partite con Calzona e rispettivamente ha fatto 11, 20, 22 e 12 minuti. Diciamo che Kajust non ha avuto tutto questo grandissimo spazio, perché su 360 minuti disponibili praticamente ha giocato scarsi 60 minuti. C'è da dire comunque che ha avuto anche un infortunio durante questo periodo con Calzona. Tra le 5 partite ha fatto rispettivamente 76, 65, 23, 70 e 45 minuti, quindi lo spazio sicuramente lo ha avuto. Su Traoré però ricordiamoci ha avuto la malaria, quindi il suo rendimento è inevitabilmente diciamo influenzato dalla malaria, quindi tu quando prendi Traoré devi aspettarti che all'inizio farà un po' male. Quando poi il Napoli decide di non riscattare più Traoré, magicamente scompare dal campo, perché nelle ultime 3 0 minuti fatti. Lindstrom ha fatto 5 partite, la prima partita 11 minuti, per 3 partite consecutive ha giocato 1 minuto e nell'ultima 23 minuti, poi ha fatto 3 panchine e poi una partita l'ha saltata per infortunio. Ecco, Lindstrom su praticamente 9 partite ha giocato la bellezza di 37 minuti su 400 e passa minuti disponibili. Lindstrom non ha avuto lo spazio per mettersi in mostra. Al di là poi di tutte le cose che si legano all'Instagram, quindi il problema tattico, dove lo metti, se tu mi dici che hai avuto lo spazio per mettersi in mostra,
Lindstrom non l'ha avuto perché ha giocato scarsi 30 minuti. Simeone, una partita 5 minuti, 3 partite un quarto d'ora, poi 5 minuti, poi un minuto, in 3 non è entrato proprio. Simeone non l'ha avuto lo spazio. Ecco, quindi un po' sì e un po' no. Ecco, su certi giocatori bisogna un po' puntualizzare. Poi domanda successiva, parlare del futuro ha inciso, diciamo, sul rendimento della squadra? E Calzona qua secondo me dice una cosa giusta, cioè non deve incidere perché i giocatori sono comunque dei professionisti e vengono anche pagati bene, quindi devono fare bene a prescindere da quello che si scrive o quello che si dice sui giornali e in generale sui social. Devi essere bravo comunque anche a non farti, diciamo, influenzare, a non dare tanto peso a quello che viene detto sui giornali e sui social. Ultime tre domande. Ha parlato di mancanza di voglia, di non essere squadra. Quindi la domanda è, ma quindi la squadra non la vede più motivata? Calzona dice, da Empoli in poi sì. Quindi dall'ultima partita in poi, cioè dalla partita con l'Empoli, ha praticamente visto che non c'è proprio più la motivazione, non c'è proprio lo stimolo. Prima invece era mancanza di non prendere gol, quindi ritorniamo alla fase difensiva. Non è una questione tattica ma di attenzione, voglia di andare al di là dell'errore e fare una rincorsa non prevista dagli allenamenti per recuperare palla e salvare la squadra. Ci manca questo, non vedo mai la rincorsa in più. Questo però non significa ovviamente finire la partita, diciamo il campionato, con questo andazzo. E io qui penso che sia una questione totalmente di testa. Cioè ragazzi, quando vedi che le cose vanno male, secondo me il cervello si abitua poi a fare male. E quindi se magari all'inizio, no, le cose vanno un po' male, magari il cervello dice dai, possiamo farcela, riprendiamoci, cerca di rispondere e cerca di reagire. Poi però se la cosa continua, si reitera e va a ripetersi più volte, quella voglia anche di reagire, di dire ce la possiamo fare, viene meno. Ecco, secondo me quello è il punto. Ormai si sta facendo male da tanto tempo e quindi in certi calciatori secondo me quella voglia di reagire, la reazione è venuta meno, proprio perché ormai ti sei talmente abituato a fare male che non ci provi neanche più. Secondo me è quello il punto principale. Poi, come mai manca pressione davanti e i reparti poi non accorciano? Quindi parliamo appunto della fase di pressing in fase di non possesso. Quando perdiamo palla facciamo fatica a metterci a posto e tornare sotto palla. Sappiamo che Calzona ci ha detto che, diciamo, dal punto di vista fisico questa squadra corre. È un problema ancora di testa. Deve esserci percezione del pericolo, questa frase con Gattuso ce la ricordiamo. Ho fatto vedere delle immagini alla squadra in cui senza Osimhen, che era fuori e quindi si giocava in 10 contro 11, hanno fatto ottima densità. Quindi senza Osimhen hanno fatto più densità. Ma nelle ultime partite 11 contro 11 non percepiamo il pericolo. Perché? Può essere magari perché sanno che non c'è in campo Osimhen, quindi sanno che non c'è il giocatore più incisivo e quindi devono dare tutti un qualcosa in più. Può essere la cosa che vi ho detto prima, cioè ti sei talmente abituato ormai a perdere che ormai la testa non ci sta neanche più, quindi manco reagisce più. Può essere tutto, cioè qua purtroppo possiamo fare solo supposizioni, perché qui proprio è come se ci servisse, non so, uno psicologo, uno che studia la psiche umana, cioè siamo arrivati ormai a questo punto. E poi ultima domanda, una domanda diciamo sulla partita contro la Roma, che insidie può portare la partita contro la Roma? Insidie tante, De Rossi porta la Roma a segnare tanto, hanno grande fisicità, sono forti sulle palle inattive e quindi attenzione alle palle alte. Loro verticalizzano molto centralmente, dobbiamo evitare di farci passare questa palla dentro. E come puoi evitare? Ovviamente cioè, devi fare densità al centro, quindi servirebbe l'apporto anche dei centrocampisti in fase di non possesso. Loro sono in salute, hanno anche vinto il recupero contro l'Udinese ieri. Ma al di là dell'avversario dobbiamo ritrovarci prima noi e uscire da questa situazione. Ecco, quindi proprio ragazzi, cioè, alla fine il Napoli è in un tunnel. È in un tunnel dove non si vede la luce. Finché non usciamo nel tunnel, dal tunnel, non possiamo metterci qui magari a fare discussioni sull'avversario, su cose un po' più tecniche. Diciamo che alla fine questa conferenza stampa è stata fatta per dare responsabilità ai calciatori. Alla fine si sono ripetute un po' delle cose che già sapevamo. Non c'è la testa, non c'è l'orgoglio, tutte cose che ha ripetuto bene Calzona nelle ultime conferenze stampa.
E quindi ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo questa conferenza. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella. Detto questo, probabilmente ci vedremo domani per le probabili formazioni. Altrimenti ci vediamo direttamente per il post partita di domenica. Quindi, detto questo, vi auguro un buon proseguimento di giornata. E sempre e comunque, forza Napoli.